Da sala da ballo, quindi non da esibizione, e questo forse anche che ultimamente nei ultimi 2-3 anni interessa di più per chi balla di già, sia magari altri balli sia anche il tango argentino. Si cerca sempre di più di andare nelle sale a ballare insieme, un po' come succede a Buenos Aires. Infatti tango argentino viene dall'Argentina, o meglio dalla zona del porto di Buenos Aires. È un ballo abbastanza scandaloso, no? Nel senso, sì, ho sempre avuto questa fama di scandalosità, e visto che siamo in Toscana, e dalla Toscana, specialmente dalla Garfagnana e dalla Lunigiana, sono partiti in tanto, pensavo anche un attimino di parlarvi come mai ha potuto diventare scandaloso. Ecco, perché partendo magari da Genova, qualche volta anche da Massiglia, si stava in delle navi piccole, si pagava poco, già tanto per chi doveva partire, ma si pagava poco, quindi lo spazio era non molto, diciamo, agevole, si stava in tanti e quindi si ballava anche stretti, no? Nel senso, si capisce, spero. Si cantava la canzone di casa, uno veniva di là, altro magari veniva dall'Abruzzi, gli altri magari erano napoletani o pugliesi o siciliani, o appunto della Garfagnana e della Lunigiana, o anche da altre parti dell'Italia, chi partiva da Genova, quindi si faceva già lì un piccolo mix di canzoni, di ritmi, anche di passi di ballo, no? Basta pensare, chi ancora si ricorda del ballo liscio toscano, che non è il romagnolo, sa che i passi in un certo senso sono diversi di quelli che oggi si balla o viene proposto nelle scuole da ballo, perché leggermente è diverso. Non sono specialista di questo, però me l'hanno sempre detto e li ho anche visti. Ecco, quindi si creava già sulla nave qualcosa di molto vicino
e appena sbarcato al porto di Buenos Aires si finiva in un hotel de los emigrantes, che praticamente era un edificio enorme che in questi anni lo fanno, come, lo fanno diventare un museo dell'emigrazione, e lì venivano controllati ovviamente dalla polizia, ma più che altro dai medici se erano sani o non portavano delle malattie nel paese. Dopodiché finivano in altri posti dove veramente stavano insieme con tanti altri che venivano da tutto il mondo, dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Russia, dalla Germania, dalla Spagna, da tutta l'Europa, e quindi hanno fatto questo mixettino di cose, no? E sempre vicino, perché questo una volta conquistato nessuno voleva più perdere, ecco, diciamo così. E comunque, come avviene nelle emigrazioni, sia quelli che si assiste oggi, sia quelli che io ho assistito da bimbetta in Germania, perché sono tedesca, quando venivano appunto gli italiani, venivano prima mandati gli uomini e poi dopo venivano le donne. Quindi avevamo anche a Buenos Aires tantissimi uomini e poche donne. E questa situazione si sente anche in vari tango, tra cui uno si chiama A media luz, vuol dire in penombra, e poi viene raccontato che succede, tra cui ballano anche, quindi ora ve lo faccio sentire, sicuramente lo conoscete perché sicuramente lo ballate anche voi nelle vostre sale. Guardate un po' come le ragazze si devincolano, no? L'uomo fa un passo verso di loro e invece loro si scansano un po', perché in un certo senso nel tango in particolare si assiste a una conversazione, diciamo, fra due ballerini. Non si esegue solamente un passo insieme a specchio, ma l'uomo fa una cosa e spesso la donna fa una cosa totalmente diversa. Ovviamente anche da chi era già lì, nel senso questo sì, però tanti hanno fatto, hanno dato qualcosa, no? Sia musicalmente sia di ballo, ma è anche importante perché lì in Argentina non veniva considerato un granché, no? Era proprio la robaccia da emigrante,
Solo quando già nell'inizio del Novecento è ritornato attraverso la Spagna, poi a Parigi, poi a Roma, a Berlino, attraverso Berlino fino a Mosca, poi a Budapest, a Bucarest, che tra l'altro a quell'epoca aveva il soprannome il Parigi dell'Est, e poi in Cairo, Istanbul, Cairo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo bacino, l'Europa e anche intorno al mare Mediterraneo, questo era tutto roba da tango, ecco, nel senso, per questo è anche importante. Allora, volevo spiegarvi un attimino questa storia della conversazione fra due ballerini, perché essendo anche voi ballerini magari vi interessa di più. Abbiamo un po' velocemente cambiato questo che si voleva fare, perché il pavimento non si presta molto per fare altre cose in modo particolare, perché non si scivola bene, quindi abbiamo fatto questa opzione di spiegarvi un attimino questa cosa. Allora, guardiamo un passo che si chiama mordida, il morso, quindi qualcuno deve essere morso, in questo caso è la ballerina. Allora, vediamo un po' che succede. Allora, facciamolo un attimino senza musica e poi dopo anche con la musica. Allora, si tratta di così, lui la stoppa e la prende tra i due piedi e questo è il morso. E poi dopo si prosegue. No, succede questo, lei non si può, si fa prendere, non si fa mordere. Se invece lei dice va bene, il tutto si rallenta anche. Te encontré y en la mala te perdí. Fue tu amor luz de bengala, de azul y verde bengala. Mi cartera fue el imán que a tu ambición le hizo hacer un simulacro de pasión. Se le hizo aprender que no podía. Nunca te olvidé. En la buena te encontré, en la mala te perdí. Oh, y jamás tu mal recuerdo tendrás de mí. Cayó el telón sobre tu simulación. Obviamente, si no se va a prender, el padrino prosigue. De mentira y placer, de tiempo, mil billetes y mi amor. Fui sin querer un juguete, mujer, y porque fui pavo. Un hombre bueno, sí, hoy sin preocupación puedo decir que en la buena te encontré y en la mala te perdí, y al final me siento solo lejos de ti. Problemi. Sono vanitosa, non mi metto gli occhi. Ok, allora questo tutto il tango si può, diciamo, spiegare in questa maniera. Diciamo, ogni passo che cerca di fare il ballerino, oltre alla camminata, no? E una domanda. Più o meno sempre quella stessa domanda che gira, fa girare tutto il mondo, e la ballerina può dire sì o no. Qualche volta dice no, oh vabbè,
o se no anche gli sì. Diventano tutti vampiri, vero? Allora, buona serata, buon divertimento e grazie.